Io sono qui per raccontarvi perché su Ilva sia stato commesso un delitto perfetto. Abbiamo chiesto diverse cose all'avvocatura con questo parere. Il primo era molto semplice. A un certo punto è stato spostato al 2023 quello che è la realizzazione del piano ambientale. Ma chi aveva partecipato alla gara sapeva che all'inizio i termini erano al 2016. Bisognava permettere ad altri soggetti di partecipare alla gara, visto che erano stati spostati i termini per l'attuazione del piano ambientale? E su questo noi dobbiamo dire che l'avvocatura concorda con l'ANAC che si può configurare una lesione del principio di concorrenza. Se oggi, dopo 2 anni e 8 mesi, esistessero aziende che ci dicono vogliamo partecipare alla gara, noi potremmo revocare questa procedura per motivi di opportunità, come previsto dalla legge. Noi in 3 mesi, e ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato per 3 mesi notte e giorno, abbiamo trovato un delitto perfetto, cioè una gara sicuramente fatta male, che ha dei vizi e che per noi è legittimo. Ma allo stesso tempo sappiamo che il tempo stringe e quindi se dobbiamo dire ai sindacati con chi devono parlare sempre con Mittal, su cui io non ho nessun problema a dire che è sempre stata in buona fede, perché in tutta questa procedura non abbiamo visto niente che riguarda. Il delitto perfetto è stato commesso in questo caso dallo Stato, non dal soggetto privato, e soprattutto da un soggetto che non ha responsabilità in questo vizio di legittimità dell'atto. Noi ci saremo sempre a quel tavolo, lo abbiamo riunito prima di Ferragosto ed è stato nulla di fatto, e non appena ci saranno i presupposti, che fanno parte anche dei contatti informali che si hanno con le parti per cercare di capire se ci sono i presupposti, noi lo riconvocheremo. Però deve essere chiaro questo discorso, che il concetto, che è il secondo punto per cui si può annullare, è la tutela dell'interesse pubblico concreto e attuale. Ci avvaliamo del termine di altri 15 giorni per accertare al Ministero dell'Ambiente la questione ambientale. Se il tema fosse solo l'illegittimità dell'atto, io sarei venuto qui già con la revoca. Il tema è che non basta l'illegittimità dell'atto, e questo è il delitto perfetto. È la rabbia che farà a tanti cittadini sapere, soprattutto di Taranto, che quest'atto è illegittimo, ma non può essere annullato. Ed è questa la follia poi in cui ci ritroviamo, ed è per questo che è un delitto perfetto.